Ok, no. Ok. Gambit, Tiger. Dai. Andate, ci siamo. Gun Finals. Ha messo random? Sì, random, attenzione. Samus! Ti fotte Paolo, per modo ti fotte. Dai. Brutto, diciamo. Per cosa stiamo guardando? Cioè, il caso. Il caso è random, random random. Cioè, no. No. Poi, poi la cosa bella è Simon contro Samus. Ti spareranno tutte le volte. Che cazzo c'è da dire? Paolo, Samus contro Belmont perde male. Metroidvania. Io ci sono. Il problema è che tutti i proiettili di Samus in realtà fanno schifo. Esatto. E che adesso lo state strappando un po'. Diciamo che. Cazzo. Però c'è da dire che su Simon c'ha il vantaggio. Però adesso c'ha metà scuro. Era abbastanza scherzato. Non sa che c'ha il sweet spot alla fine della frusta, ma funziona comunque. Ci vede che è una finale molto molto combattuta, molto seria. Serissima. Serissima. Penso una cosa del genere all'Evo settimana prossima. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Casual Simon contro Samus. Sarebbe. Cazzo, se mi tirano poi random ma la campagna dell'Evo. Esplode, costoso. Però. Comunque no, a parte gli scherzi, cioè. Simon c'ha il vantaggio, l'unica cosa è vero è che Samus c'ha il raggio. Ma. Casual. Cosa? È morto. È morto. Che comunque. Però non ha. Oh, cosa va? Dove va? Comunque. Chi c'è da dire? Vedete, questo è un Palumain che gioca un personaggio vero. Allora. Ok, dash attack. Zero, bravo. Dai Samus. Sono un po' di parte. Non la vedo bella, no. Perché. Io lì sarei andato a per cattivissimo. C'è la Spike. Simon. No. Sì, l'inizio sì. Però okay. Solo tipo i primi 3 frame. E si suicida. Esatto. Attenzione! La spike alternativa. Adesso deve camperarlo e fargli tipo l'80% per poi zonarlo. Non credo sarà possibile. Perché con un ottimo match. Questa random come funziona? Pure quello lì non si può cambiare. Tipo. Normale. Sì, è vero. Allora, pensavo sarebbe andati su Lylat, tipo, considerato come stiamo andando. Infatti, cioè, random su Lylat. Anche la mappa casuale, giusto, infatti è una mappa casuale. Oh, attenzione. Random. Questa è stata una richiesta di sfida che è stata accettata. Attenzione. Pensavo per un attimo fosse... Un attimo pensavo fosse Leo, Cloud, sarebbe stato facile. Ok. Oh. Questo match mi fa male la testa perché vedo Cloud e non è Leo. Ti confonde? Mamma mia. Non riesco a vederlo. Senti, ma Leo ha anche un Dottor Mario. Cioè, so che ha un Mario. So che ha un Mario. Non so se ha un Dottor Mario. Che Mario Dottor Mario sono abbastanza diversi con questo qua. Certo. Perché. Sì, perché comunque. Essendo più pesante. E poi. La perla. Sì? Quello di Mario ti spinge verso l'alto. Quello di Dottor Mario invece spinge molto più orizzontalmente. Okay. E quindi le combo anche sono più improntate sull'orizzontale che sul verticale. Okay. Ed essendo un personaggio più pesante è anche più difficile farlo. Ecco, quindi. Ma personaggio più pesante da tornare. Sì, è più pesante. Che pensa? È vero. Dai, c'è il culo più scarso. È normale che sia più pesante. Più grosso. Cioè. Ok, va. Però.
Personalmente io preferisco Mario. Io ho visto un sacco di gente che dice che Mario è meglio, però ormai cioè, allora, random mi è capitato Dottor Mario. Non è meglio o peggio, è che sono proprio due personaggi diversi. Perché cambiare una mossa in un peso. Lui è pure il tornado, che è una mossa fortissima. Però Mario c'è la spinta, cioè è il down air. Che è forte. Ci uccide. Fa combo in arena, l'ho visto. Perché? È alle 8. No, l'altro in vantaggio. Vedi? Non sono così. Cioè, ecco, vedi anche il corso, anche l'attacco in corsa è una cosa che la gente sottovaluta, ma l'attacco in corsa sotto Mario ti spinge dritto per dritto. Quindi è anche più facile capire la traiettoria, cioè. Non ho capito. Poi io non so come commentarlo questo match. Vabbè, random. Un esperto giocatore di Cloud. Ripetiamo quello che abbiamo detto prima, un palo main che gioca un personaggio vero. Aspetta che hai trasfatto. Ok, fair. Oh, questo Mario che. Notare che Mario non ha preso nessuna delle due decisioni tecnicamente. Esatto. Ha sbagliato due recovery. C'era. Però sta mettendo una buona pressione. Sì, secondo me ce l'ha Mario. Cioè, l'ho giocato contro. Ok, happy. È finita. No! È finita! My only weakness. Ha scoperto la B. Aia. Air. Oh. Ale. 140 and die, com'è possibile che ancora è io? È pesante, te l'ho detto. Dottor Mario, è più pesante di Mario. Ma perché? Non lo so, il camice peserà di più. Il camice è anche questo. Oh! Non ho visto cosa è successo. È il Dottor Mario. È il Dottor Mario di Cloud. Random. Fate Ryu e Ken a questo punto, ragazzi. No. Kirby Gilipa. No, Kirby contro Kirby. Il Kirby più forte delle marche pretende Kirby contro Kirby solo martello. Su Final Destination. Random, dai. Ryuken la chiamo. Ryuken. Se succede Ryuken. Cazzo, ci ho provato. Comunque sono un pochino più interessante come lo sapete. Sì. Ecco, però di nuovo a Leo è andata bene perché lui ha uno Young Link. Ah, quindi. Sì. Ha uno Young Link. Invece. La cosa divertente è che in teoria Paolo dovrebbe essere avvantaggiato in random perché ne usa 1000 dei personaggi. Ma non gli è cambiato manco un personaggio di quelli che usa, a meno che abbia visto io. Quindi. Per carità, Marte è simile al. Lina, magari. Sì, diciamo che. Beh, anche Marte Lucina, cioè. Non molto simili, però. Però questa cosa della tip, esatto, per questa cosa della tip. Marte è molto più scarsa. Sì. C'è la punta che non ce l'ha praticamente. Esatto. Pure non ha preso la punta. Quindi. Devo salvare su 4. No! Oh, la salvata. Attenzione. Doveva salvarlo per non fuori. Fa lo stop fade. Ma questo è un bel match invece. Vedi. No, un po'. Non è un match. Oh. Non è a livello di prima. No. Sì. Per me non serviva a me con la punta di Mario. Niente. Nessuno di questi colpi era sulla punta. Esatto, cioè. Per me non serviva il nerf alla punta di Mario. Cioè. Forse gli abbassi un peletto i danni, ma non gliela levi completamente. L'ultima volta che ho giocato Marta era su Melee. Quindi non so nulla nemmeno come era su Smash 4 io. Boh, sul 4 ottavi con la punta. Sul 4 ottavi. Per esempio questa era la tip. Però sul 4 ogni tanto. Ogni tanto pavi. Infatti mi pare che. Smart era più forte di Cina sul fatto. Perché era più facile fare la punta. Ma per me l'unica cosa che dovevamo fare era abbassargli un po' i danni. Ok. Togliergli la punta per me. Ma se semplicemente i danni avessero un po' più di città, ma con la difficoltà sulla punta sarebbe forse un po' meglio. Per me no, perché. Cioè la punta è proprio come meccanica forte, perché uccidere a 60 con un F-Smash è buono. Quindi per me dovrebbero solo abbassargli un po' i danni. Sì, ma è inconsistente adesso come adesso. Quello era Tipper back air. Sparato. Vabbè, 160. Non so se era tipo o no. Ho sentito il suono. Ho fatto proprio. Il suono fantastico. Anche se non era Tipper 160. La prossima volta me porto un Roy. Vedremo.
Oh. Oh. No. Che poi è molto adatto questo Mart. È uscito Fire Emblem tipo ieri. È destino. È destino, esatto. Ok, boomerang. Cioè, chi dovrebbe fare Young Link combo con qualsiasi dei suoi proiettili in Fair? Questo deve fare. Oppure no, certo, adesso anche quello che sta facendo adesso, cioè portarlo a 100 quei proiettili, se fai un caricato, non è una cattiva strategia, è random contro random. Sì. Considerando che l'avversario non è forte col personaggio, poi il personaggio, perché non lo gioca. Cioè, a questo punto facciamo un torneo soltanto random contro random. Sarebbe fighissimo, soprattutto perché io sto giocando tutti i personaggi tranne due, quindi. Ah sì? Che sono. Scott Strike, vero? Ah, aspetta, più di due. Mamma mia. No. Scott Strike, random. Dai, siamo. No. Leggendario. Cioè, giocherei, però. Oh, vabbè, finisce così. Grand Final. Un po' particolare. Più seria della storia di Civita Smash. Io voglio questo all'epo. L'anti-hype. Abbiamo regalato un'emozione, no? Emozione. No, guarda quanta emozione in questa stanza.